Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati sul canale di Speznaz. Oggi siamo tornati qua con un altro episodio sulla storia dei corazzati. In particolare, oggi andiamo a vedere il carro armato russo BT2. Prima di iniziare, voglio ringraziare tutti coloro che si sono iscritti sul mio canale perché siamo riusciti ad arrivare a 80 iscritti. Voglio ringraziare di cuore in particolare l'80esimo iscritto che purtroppo non posso sapere il suo nome, mi spiace, però comunque ti ringrazio. Poi voglio ringraziare Andrea Caula e in particolare il mitico David Filimon. Ciao grandissimo. Detto ciò, mi raccomando, come sempre, cercate di far girare la voce sul mio canale, commentate, condividete e detto ciò, iniziamo con la storia del BT2. La sigla BT sta a significare Bashdrojny Tanki, che significa in russo carro armato veloce. Ed era un'altra tipologia di mezzo corazzato dell'Armata Rossa che fu utilizzato a partire dagli anni 30 fino ai primi degli anni 40. Come per il T-26, il BT aveva origini occidentali, in quanto semplicemente il carro era basato su un progetto dell'americano John Walter Christie, con un telaio concepito per l'uso con o senza cingoli e un motore aeronautico Liberty V12. Praticamente il prototipo poteva raggiungere una velocità su strada di ben 113 km/h e 64 km/h su terreno accidentato. Tali prestazioni, tuttavia, richiedevano una costruzione leggera del carro, che andava a discapito della sua corazzatura. Parliamo un attimo, praticamente, del telaio Christie, e adesso mi metto sulla fiancata destra così potete capire bene. Semplicemente, John Walter Christie rinunciò ai rulli di guida e scelse grandi ruote gemellate a disco gommate, cioè queste quattro centrali che state vedendo più grandi, con un'unica sospensione a molla per ogni rullo, quindi si parla di sospensioni indipendenti, che nella coppia anteriore si aveva un'escursione particolarmente ampia e i denti di guida gommati dei cingoli correvano tra i rulli portanti. I rulli portanti sono due, quello tutto a sinistra, dove dietro c'era la trazione, quindi permetteva il movimento del mezzo, e quello tutto a destra più piccolo che semplicemente serve a tenere in sede il cingolo e soprattutto più teso possibile in maniera da avere una buona aderenza sul terreno. Quindi l'invenzione di Christie fu una cosa molto furba e soprattutto molto all'avanguardia per l'epoca, perché permetteva quindi una buona mobilità sia fuori strada che su strada e soprattutto su strada si poteva viaggiare senza cingoli, incrementando addirittura la sua velocità. Ma torniamo alla storia del BT2. Nel 1928 l'ingegnere Christie presentò lo chassis per il carro armato M1928 all'esercito statunitense, che nel 1930 ne acquistò ben 5 esemplari con la denominazione militare di T3. I militari rimasero impressionati dalle prestazioni della velocità e della sua marcia fuori strada, ma per supportare la fanteria preferirono dei veicoli molto più pesanti e meglio corazzati. Però la cavalleria invece si dimostrò ancora più interessata per lo sviluppo di un veicolo a ruote ma leggermente più corazzato, ma Christie a sua volta si trovò in disaccordo. E cosa succede? Che alla fine della fiera il Ministero della Difesa decise di respingere il progetto di Christie perché giudicato in primis troppo costoso per la produzione in serie. In parole povere, il povero Christie in America non ebbe successo con il suo progetto, ma decise di non arrendersi e, senza autorizzazione del governo degli Stati Uniti, nello stesso anno l'ingegnere americano propose il progetto all'Unione Sovietica e alla Gran Bretagna, che acquistarono i diritti di licenza. Nel 1931 egli decise di inviare all'Unione Sovietica due modelli leggermente migliorati, denominati M1930. Dato il divieto di esportazione, in questo caso i mezzi erano sprovvisti di armamento e torretta e furono spacciati per trattori agricoli. I russi iniziarono immediatamente i test, dove decisero di modificare in primis delle caratteristiche costruttive e scelsero una nuova torretta e nell'ottobre dello stesso anno dalla fabbrica di locomotive di Kharkov uscirono i primi veicoli preserie BT2. Come nell'originale, la propulsione era affidata a un motore aeronautico Liberty V12 da 400 cavalli, anch'esso importato per via traverse. Quindi il nostro Christie è un gran furbone. Con un peso di appena 11 tonnellate, il BT2 raggiungeva su strada la velocità di 52 km/h,
con cingoli e 72 km/h su ruote. La corazzatura da 6 a 13 mm era molto più leggera rispetto al T26, che andava dai 7 mm a 1,6 cm. Per l'armamento, i russi scelsero un cannone da 3,7 cm che poteva essere integrato con una mitragliatrice da 7,62. Questa veniva montata nel proprio scudo sferico, ossia ragazzi, questo qui a sinistra del cannone, non so se lo notate, e grazie a questo scudo sferico si poteva consentire alla mitragliatrice di avere un puntamento indipendente. Un'altra versione del BT2 fu dotata di ben tre mitragliatrici, due delle quali sostituivano il cannone. L'equipaggio era semplicemente di due soli uomini, il pilota e il capocarro che fungeva anche da cannoniere. Nel 1933 l'Armata Rossa ricevette inizialmente 620 BT2, metà dei quali con mitragliatrice montata sulla torretta. Il carro armato fu impiegato per la prima volta nel 1939, nella battaglia di Khalkhin Gol durante la guerra sovietico-giapponese, poi durante l'invasione della Polonia nel settembre dello stesso anno e durante la guerra d'inverno dal 1939 al 1940 contro i finlandesi. Con la comparsa dei più evoluti BT5 e successivamente il BT7, il BT2 fu giudicato obsoleto e destinato solo e esclusivamente all'unità di addestramento. È successivamente utilizzato come base di sviluppo per alcuni veicoli sperimentali. Fu utilizzato anche per il collaudo di pezzi più pesanti come l'obice da 7,62 cm sulla torretta ingrandita o cannoni senza rinculo da 10,7 o da 20,3 cm. Quindi ragazzi, la storia del BT2 è questa. Si parla di un carro dalle origini occidentali, progettato dall'americano John Walter Christie, con una grande innovazione tecnologica sotto il profilo di sospensioni e di cingoli, dalle buone prestazioni anche a livello di velocità, sia su strada che fuori strada. Un carro con un buon armamento per l'epoca, ma purtroppo il suo più grande punto debole fu la corazzatura, perché con l'avanzare degli anni, con l'avvenire di nuovi mezzi corazzati, ancora più potenti con il loro cannone, purtroppo il BT2 era diventato praticamente inutilizzabile sul fronte, ma ebbe una seconda vita come carro d'addestramento o come carro per progetti a livello di artiglieria o di nuovi cannoni, eccetera. Quindi ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo secondo episodio della storia dei carri armati. Mi raccomando, fatelo sapere nei commenti se c'è qualche carro armato che vi può piacere o che vi può interessare la sua storia, scrivetelo nei commenti. Non fatevi problemi, io sono ben disponibile e soprattutto cerco il più possibile di poter accontentare le vostre richieste. Anzi, è proprio grazie a voi che vado avanti su questo canale. Quindi, ripeto, non abbiate timore, scrivete nei commenti se vi può interessare un carro armato in particolare e la sua storia. Qui da Speznaz purtroppo è tutto. Ci salutiamo e ci si becca nel prossimo video. Ciao!